Ciao sorella. Non mi piace il gioco, mi fanno fatta strana. Ok, taglio. Hola. Ho di nuovo 16 anni. E ciao, benvenuti in un nuovo vlog di Giovanni Foyce. Se non sei ancora iscritto vi invito a iscrivervi qua sotto per rimanere aggiornati su tutti i prossimi vlog. Comunque, ora vi dico com'è nata l'idea di questo video. Ezio, possiamo simulare la chiamata col kebabaro di ieri sera? Va bene. Volevo ordinare, se è possibile, un kebab da 5 kg. Non ho capito, 5 kg? Se tu parli così sembra razzista, parla normale. 5 kg, no, non ce l'abbiamo così grosso. Scusi? Ha detto proprio non ce l'abbiamo così grosso ieri sera. Io non me lo ricordo. Abbiamo pensato, ovviamente, di fare un kebab noi, homemade, di circa 5-6 kg. Non sono totalmente d'accordo perché secondo me non ci entra da nessuna parte quel kebab. Ma noi non dobbiamo cuocerlo insieme nel forno. Basta cuocere singolarmente ogni ingrediente. Sarà una figata epica. Quindi l'idea è cucinare un kebab gigante qui in casa. Ovviamente prima di cucinare e mangiare il kebab leggendario bisogna andare in palestra a bruciare un po' di calorie. Ma quanto succhia? Una delle tre persone che mi aiuteranno a mangiare e a cucinare un kebab da 6 kg è Lorenzo Lari. Va, dopo da 6 kg? Da 6 kg. Ora io lo so. Bruciamo un po' di calorie, va. Ok, calorie bruciate. E dopo solo un'ora di ritardo ho attraversato tutta Milano in monopattino. Un altro compagno che ci aiuterà a mangiare il kebab da 6 kg è Yakidale. Sì, io ne mangio duetti. Duetti fanno parte dei 6 kg comunque. Dobbiamo trovare sia il kebab che un kebabaro che un esse lunga. Lì sappiamo gli ingredienti del kebab. Avevo un piano, dipende tante piadine, arrotolarle tutte e fare il kebab. Lui invece ha detto prende la pasta. Prendiamo la pista della pizza, la stendiamo e facciamo tipo una piadina gigante. Tra l'altro, signori, se non vi siete visti il video del kebab più buono del mondo, Giovanni lo metterà qua sotto in descrizione. È vero, noi siamo andati al kebabaro più buono del mondo. Insalatine? Cipolla? Le ragazze approvano. Ci serve lo yogurt greco. Per fare la salsa di yogurt? Sì. Si compra la salsa di yogurt, Yaki. Siamo nel 2020. Guarda, va là. Salsa kebab, va. Più preciso di così. Uno? No. Due, vai. Ketchup ce vuoi? Salsa picante? Dai, perché? Costa 99 centesimi. No, perché c'è meno zucchero. Mortacci vostra, dovete risparmiare. Volevamo comprare la carne del kebab. Solo che abbiamo pensato che costa troppo. 350 grammi, 5 euro. Per me è palesemente too much. Proviamo ad andare a un kebabaro. Un po'. E diciamo, abbiamo tanti chili, vogliamo sconto. Mi piace. Alla fine, lista della spesa, abbiamo speso per questo kebab gigantesco 60 euro. Tenete conto 60 euro di kebab? Mangiamo in 10. Mangiamo in 4. E comunque, secondo me, dal kebabaro spendevi meno. No, caro Ezio che si è presentato così all'ultimo. Devi sapere che dal kebabaro abbiamo chiesto un chilo di kebab 25 euro. E qua quanto ce n'è? Un chilo e 8. Ma noi abbiamo tutti gli altri ingredienti. Infatti, guarda, abbiamo le cipolle per casa, insalata inutile per dare un po' di verde al kebab, patatine fritte, due pacchi, un chilo e 8 di carne kebab, salsa kebab, perché fai un kebab senza salsa kebab? Feta greca, light perché siamo a dieta. Abbiamo anche del ketchup. Non troviamo una pedina abbastanza grande? Tu mi spieghi perché hai preso questo light e questo light e tutta quella roba? Perché allora abbiamo preso la Red Bull senza zucchero e la Coca-Cola zero? Cioè, che non c'è una pedina abbastanza grande. Quindi la nostra idea è stata prendere la pasta della pizza. Okay. È stata anche una mia idea. Dopo aver pulito il tavolo cosa facciamo? Gli dai? Farina. Farina, non c'è la farina, Yaki. Usa l'olio sul tavolo. Sul tavolo, eh? Non abbiamo farina, Yaki. E beh, scegliamo. Ma usate l'olio. No, ragazzi, l'olio sul tavolo no. Ah! Il good powder, link in descrizione. C'è dello... Ah, sei scro... Noi cosa abbiamo sbagliato nella vita? Io da questo video mi tiro fuori. Hai pensato che non avevi un mattarello? Oh, mattarello. Vai, pelle pulite. Che schifo. No, sì, è stata una bella idea. Mi ha toccato. Quella cosa qua diventa una torta. È una piadina panino. Piadina panino cosa? Come li volete tagliati? Sottili, fini, belli? Stupiscici. Si vede che hai fatto pizza di oro a Los Angeles.
Però effettivamente ha ragione lui dicendo che si spezza. Allora, lì basta non farla con cuocere troppo. Esatto. Questa cosa sarà fallimentare. No, no. Ed ecco che si rende conto che tutto quello che hai fatto. No, zio. Ho un'altra idea. Ho trovato la soluzione, hai messo l'olio lì? Sì. Da adesso la rimpastiamo qua. Vieni, la lattina. Momento cipolla, vediamo se piangerò. Così siamo giusti? Sì. Guarda qua come te l'ho stesa. Allora, vai, metti in forno. Non fa vedere. Qua non era stesa bene. Dai, ma sei tutto il mio lavoro. Infame maledetto. Ok, ci vediamo quando la compriamo da uno. Yaki, vieni a vedere la tua idea di cacca della pizza. Vieni, vieni. Vai, vai, guarda. Basta solo pirupirare. Una torta. Una torta. Vai, vai, Yaki. Vediamo cosa succede. Cosa mi state facendo mangiare? Guarda me. Madonna. Io mi sono rotto la mano. Cioè, ho completamente distrutto la mia mano. Si sta bruciando sotto. Via, via. Questa è una domanda proprio essenziale. Porco... Ah! 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 Questo ce lo mangiamo? Sì. Olio di Blue Powder, link in descrizione. Basta. Ma no, no, no. Mi raccomando, Coca Zero, eh. Yaki, nel tuo futuro io vedo kebab dale. Yaki bab. No, no, kebab dale. Dobbiamo cucinare il kebab nel modo più salutare che io conosca. Questo è il kebab, ragazzi. C'è scritto microonde per 2-3 minuti, ma sto coso mi sembra abbastanza congelato. Minuti, vediamo che succede. Chiudi. Chiudo ancora. Sì, è crudo. Taste test. Madonna, la carne più brutta che abbiamo visto. Ma guarda che è congelato, senti. È talmente tanto freddo che brucia. Da 1 a 10? No comment, no comment. Sembra cuocersi molto stranamente questo forno a microonde. Lo ripasseremo in padella e ci aggiungeremo un po' di olio e di sale. Perché la soluzione è sempre aggiungere olio e sale, ricordatelo. Fare le cose di Himalaya. Sempre da Bulk Powder, se link in descrizione. E questa con tutto quell'olio si è attaccata. Anche di più. Per la... Olè! Patata! Patata! Patate di Shake Shack! Oh! Via! Olè! Primo strato, feta greca. Ovviamente i veri kebab a Istanbul si fanno con la feta greca. Poi di cipolla. Cipolla man. Pomodoro. La parte più importante del kebab. Comunque, dopo aver messo il pomodoro... Che spettacolo! Salve, vado! Sei pazzo! Fra sei attento! Ah, ma che cos'è? Lo so io cos'è! È stata la scelta degli ingredienti un po' sbagliata, ma il risultato... Tutta colpa di Ezio! Sta uscendo veramente, veramente una figata. Entity! Io adesso vado e me lo prendo il kebab. Seconda portata. Come si chiama questo ristorante? Da Fois e Yaki. Oh, bello! Feta greca. Io vi sapevo quanto pesa sta cosa alla fine. Ci sta? Ultima portata di carne. Tu non sei stato fiducioso fino alla fine. Guarda, guarda cosa sta uscendo. Devi fuori. Devi credere nel kebab. Sogni. Un giorno sì. Tu potrai dire a tuo figlio di aver partecipato alla creazione del kebab più bello e grosso della storia. Io mi dissocio. Mi piace. Questo video ti raggiungerà almeno, almeno 50.000 like. 50.000 like. 50.000 like. Adesso lo pesiamo, eh. Vai, cavalla. Vai. Cioè, ma vi rendete conto delle dimensioni, raga? Sì. No. Ce l'hai, dai, qui. Bobby Gand, amico? No, no, sì, mi canta, amico! No, 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 Bobby Gand! No, fai, fai il suo metà Picand! Metà Picand e metà no! Dai! Hai problema con queste salse oggi! Oh! Allora, ci vuole coraggio a chiamarlo kebab? Pesiamolo immediatamente! La teglia da sola è un chilo. Io peso 88,6, quindi 89,6. Vediamo quant'è la differenza. Oh! Raga! 5 kg e 100 grammi. 5 kg e 100 grammi. Sta per venire un infarto. Fra, ho un infarto da colesterolo. 5 qui a testa. Qui a testa. Raga, è pronto. E strisce. C'è la striscia centrale, c'è più cibo ovviamente. Questo qua sarà metà piccante e metà no. Questo è molto meglio del previsto. Scusa, tu che sei quello che mangia tanto, ti pigli questa e questa si dividono metà. Dobbiamo mangiarlo tutto? Ma domani ti dura. Ma questo finiamo tanto, dai, poco. Oh! Olle! Ragazzi, buon appetito! Questo kebab non sappiamo nemmeno come si possa mangiare. Buon appetito! Vediamo se effettivamente può essere considerato un kebab anche dopo aver rivisitato la ricetta tipo 66 volte oggi. No, è piccante questo! No! Ma va! È proprio una tua impressione. C'è da dire che ricorda veramente tanto il kebab, dai. Anche secondo me. Anche secondo me lo ricorda. Difficile da mangiare effettivamente, però.
Io poi li sento, sono buoni, sento la cipolla, sento il pomodoro. Zio, la salsina spacca. La salsa, piccante, la feta greca mi ricorda molto quello di Berlino. Se avete una kebabberia e volete prenderci a lavorare, siamo una squadra fortissimi. Io, Iachi e Lorenzo. Tutto quel malfidato di Ezio che fin dall'inizio ci dava contro, invece... Va là come se lo sta sbranando. Io vi dico che se volete un altro video in cui cuciniamo qualcosa di proporzioni bibliche, magari una cucina più attrezzata... Sì, babeliche. Pure questo potrebbe essere un buon format chiamato cucina sbagliata. Cucina sbagliata, effettivamente è una cucina molto sbagliata. Replichiamo qualsiasi ricetta in maniera gigantesca. Scrivete nei commenti quale volete che io replichi. E in più lasciate 50.000 like per il prossimo episodio. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Sempre. Fra una frittata gigante. Mega pancake. Ragazzi, andate a iscrivervi al mio canale. Gli aghi dalli in descrizione. Grazie Giovanni di questa cena. 60 euro, volevo solo aggiungere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Finito che se non mi arrabbio. Comunque, incredibilmente, oltre ad aver finito il kebab, abbiamo anche pulito il tavolo. Per terra, tutto. Questo video è stato un successo al 100%.